Buon pomeriggio e benvenuti a tutti a questo convegno diocesano degli animatori. Ma da dove nascono i nostri animatori? Da sotto il cavolo? Quale formazione ricevono? A tal proposito abbiamo mandato un giovane a fare questa esperienza in una delle nostre parrocchie. Sei pronto? Sì, chi è? La Caritas è più avanti, eh? Beh, ma non volevo parlare con la Caritas. Cosa desidera allora? Scusi, Volevo sapere, siccome mi sono appena trasferito qua in questa parrocchia, vengo da un'altra. Volevo sapere se c'era bisogno di dare una mano, una cosa... In parrocchia? Sì. Benvenuto! Vieni avanti, caro Benedetto! Sì, accomodati, vieni, seguimi, che andiamo in ufficio. Non sta a far caso al disordine, eh? Prego, ecco, ogni tanto. Mi accomodo qua, su questa sedia. Sì, prego, si accomodi. Ok. Un giovane che ha voglia di mettersi a servizio, che bella cosa, al giorno d'oggi. Però guarda che io non conosco assolutamente nessuno. Ma è un problema, no! Penso il gusto della sorpresa, della novità, qualcuno di nuovo in parrocchia. Beh, tu cosa facevi prima? Beh, io sì, andavo a dare una mano in casa di riposo con gli anziani, facevo quello con gli anziani, stavo con loro. Lo sapevo io appena ti ho visto, nuovo responsabile della pastorale giovanile parrocchiale. Ti sento già portato per questo. Cosa dici, eh? Ma stavo con gli anziani e pastorale giovanile. Pastorale giovanile, proprio per metterti in gioco, no? Ma tu cosa studi? Economia e commercio. Perfetto! Pastorale giovanile. Proprio abbiamo un gruppo di post-cresima di seconda superiore che non so a chi darlo. E allora tu potresti essere la persona giusta per me. Cosa dici, eh? Dico, c'è qualcuno che potrebbe... Ma ho la persona giusta, guarda, ho la coordinatrice dei catechisti che ha lavorato per anni con la pastorale giovanile, diciamo prima del 48, ecco, Ifigenia potrebbe aiutarti a capire un po' come funziona la pastorale giovanile, il post-cresima da noi in parrocchia. Quindi io, lei mi dà il numero, io chiamo questa... Ecco, io ti do subito il numero, ecco qua, Ifigenia 06 0103 6 scemo, ecco. Sto qua. E quindi lei, lei mi spiega tutto, cioè io chiamo e basta. Tu chiami, Ifigenia ti ospita a casa sua per un tè, e poi ti spiegherà come puoi metterti in gioco. E poi esatto. Parto con questa seconda. Subito. Adesso. Settimana prossima. Incomincia il catechismo, pastorale giovanile, e tu sei già pronto. Ok. Benissimo. Grazie, arrivederci. No, niente, caro, grazie a te. Arrivederci, sir. Arrivederci, vieni che ti accompagno. Chi è che ha la porta aperta? Cecilia! Ciao caro, alla prossima allora. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao. Arrivederci. Ebbene, vi risparmiamo il film del tè con Ifigenia, del resto la situazione che è venuta a crearsi non è poi diversa da questa. Vedi, caro giovane,
Quello che posso dire tranquillamente è che le do una copia del Catechismo della Chiesa Cattolica. Si legga bene la prima unità e poi vede, porti tanta pazienza con questi giovani. Guardi, non si lasci mettere i piedi in testa, è una cosa impressionante al giorno d'oggi. Tutto questo sesso, poi lasciamolo perdere. Vi rendete conto? Nemmeno si è preoccupata della questione scottante, quella centrale, la formazione. Ebbene, l'ultima raccomandazione. Non dimenticarti di frequentare la messa domenicale. Capite le preoccupazioni di fondo? Comunque, lasciando perdere, siamo tornati dal parroco per rivelargli ciò che avevamo scoperto. Basta vero. Sì, chi è? La Caritas è più avanti. No, non abbiamo bisogno della Caritas, volevamo parlare col parroco, giusto con lei. Sì, sì, sono io. Piacere, sono un giornalista, stiamo facendo un'inchiesta. Ah, un giornalista, sì. Sì, sì, lei conosce questa persona. Ah, il bravo giovine. No? No, in realtà è un nostro inviato. Stiamo inviato facendo... per cosa? Sì, sì, stiamo facendo un'inchiesta su come si cura la formazione degli animatori nelle diocesi. No, fermi lì, sì. E appunto abbiamo mandato un nostro inviato con la telecamera nascosta che ha filmato come voi accogliete le persone. Sì, sì, sì. E ci è sembrato un modo un po' strano, a dir la verità. Sì. Per esempio, lei si ricorda come si chiama il nostro ragazzo? No, mi sfugge, ma... Non me l'ha chiesto. Ah, ecco, no, non ci è piaciuto molto questo metodo, non ha dimostrato nessun interesse per la persona, non si ricorda neppure come si chiama. Tempo. E poi ci è sembrato che la formazione degli animatori fosse poco curata. Ma lei no, subito lo ha indirizzato a una persona di una certa età e poi non ha tenuto presente neanche le sue caratteristiche, cosa ha studiato, fatto che cosa qualche ha fatto, domanda, e l'ha subito catapultato nella pastorale giovanile solo perché lei ne aveva bisogno. Sì, volevamo scusate, chiedere qualcosa riguardo a tempo. Questo perché non ci sembra il modo ideale per curare, perché per i giovani abbiamo pensato che ci serve una domanda solo per quanto riguarda la formazione, basta, è solo una cosa informativa, non abbiamo andate nessun bisogno via, andate via. Abbiamo compreso che la situazione pare essere alquanto difficile. Sarà dappertutto così? Ci siamo spinti fino ad intervistare un giovane educatore. Il nostro itinerario formativo è molto articolato e molto complesso. Nel primo anno, che si chiama anno di tirocinio, un capo appena uscito dal clan, che è l'ultimo gradino del percorso formativo scout per quanto riguarda i ragazzi, si verifica nelle sue attitudini a fare il capo, a compiere questo servizio all'interno del gruppo, all'interno dell'associazione. Verifica insieme con gli altri capi questa sua attitudine e anche si verifica, si mette in gioco con le prime esperienze di servizio diretto ai ragazzi. All'interno di questo anno è chiamato a formarsi ulteriormente con due campi, un CFT, un campo di formazione tirocinanti, e un CFM, un campo di formazione metodologica. Entro il primo anno, successivamente è chiamato a verificare ulteriormente la sua dimensione vocazionale, la sua dimensione al servizio, attraverso un campo di formazione associativa. Sono campi di una settimana circa o di più giorni che si distendono durante questi due anni. Il capo è seguito nella sua formazione da altre persone, non è da solo, è seguito dagli altri capi, dalla comunità degli altri capi, la comunità capi o COCA. Si verifica costantemente con questo organismo, che è altrettanto, anche questo è un organismo di autoformazione in cui i capi continuano il loro aggiornamento, la loro formazione, facendo riferimento soprattutto a un progetto che è il progetto del capo, un progetto personale in cui ognuno stabilisce delle mete formative, degli obiettivi educativi per se stesso che vengono verificati in modo sistematico, in modo continuato.